Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova recensione e oggi parliamo di Punk di Yantag. Come sempre prima di cominciare vi invito subito a lasciarmi un mi piace se questo format vi sta prendendo, un commento e se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale. Uscito il 15 ottobre 2021, Punk è il secondo album studio del rapper di Atlanta. Viene annunciato in un'intervista con The Fader, che è un noto magazine americano, nel 2019 quando ai tempi uscì So Much Fun e lo lui già confessò di voler droppare un nuovo album nelle prossime settimane, già svelando il titolo. Queste settimane sono durate poi due anni, ma sappiamo tutti come funzionano le cose in America. Fatto sta che in confronto a So Much Fun già accennò il fatto che fosse molto più personale e introspettivo. E già qui troviamo le differenze tra i due lavori, perché il primo, come descritto dallo stesso Thug, va visto come una playlist di pezzi da ascoltare con amici o in generale per divertirsi, mentre il secondo sembra avere un concept molto più preciso. Qualche giorno prima dell'uscita, il per l'esattezza, Tagga carica sui suoi social un video in cui prende a sprangate una Rolls Royce dal valore di 320.000 dollari con la scritta Punk sopra, giusto per fomentare ancora di più l'hype. Ma prima di addentrarmi nel pieno del video volevo spendere due parole per la cover che secondo me è un sacco figa. Oltre ad essere esteticamente bella, la cosa più interessante è che è ispirata a Forever Always, un dipinto di Octavio Ocampo del 1987-89. Lui è stato un pittore surrealista messicano e nelle sue opere rappresenta per lo più, situazioni o tradizioni della sua terra natale e Tag si è ispirato a quest'ultimo per la rappresentazione grafica del suo progetto. Invece, parlando in termini commerciali, Punk ha venduto 90.000 copie, debuttando al primo posto della chart di Billboard, e questa è la terza volta che Ian Tag riesce a debuttare al primo posto nella sua intera carriera. Numeri che, però, questo va detto sono inferiori a So Much Fan, che alla prima settimana vendette 131.000 copie, ma questo è dovuto anche al fatto che Punk ha un'impronta meno commerciale. Mi avviso. Qualche ora prima del drop viene anche svelata la tracklist, 20 tracce con 16 feat esterni che come sempre vengono divisi tra artisti appartenenti a Wassell, la sua etichetta e altri big della scena come magari Drake, Travis Scott o Post Malone. Io analizzerei subito le canzoni che più mi sono piaciute come sempre non le metto in ordine, Dice Slow featuring Streak, Peeping Out The Window con Future e B-Slime, Living It Up con Post Malone e Asap Rocky, Insure My Wrist con Ganna e Bubbly con Drake e Travis Scott. Ma premetto anche che che selezionarne 5 è stato difficile perché in totale onestà mi è piaciuto tutto il lavoro. Iniziamo da Dice Law, l'intro del disco E già questa canzone è un ottimo biglietto da visita per presentare il progetto Qualche accordo di chitarra è un testo molto introspettivo Che presenta anche qualche piccola parte parlata In cui Yantag racconta episodi del suo passato Peeping out the window Avete ragione, pure io ve lo giuro Mi sono stancato di parlare così bene di Future E di fargli bocchini a destra e sinistra Ma quando continua a fare collaborazioni così devastanti Cioè io come posso non farlo? Ancora una volta, tutto parte da lui Ritornello super orecchiabile, super azzeccato per uno dei pezzi con più struggle del disco. Se non è una novità ascoltare Tag con Pluto, sicuramente lo è ascoltarli insieme a Bislime, in quanto questo trio è inedito. Per chi non lo sapesse, Bislime è il fratellino piccolo di Melly che a quanto pare non è più così piccolo perché ha cambiato totalmente la sua voce. Infatti, se vedete i primi pezzi, aveva proprio la voce acuta da bambino, e invece io ho faticato proprio a riconoscerlo nella canzone. Ma devo dire che nonostante questo, continua a spaccare. Parlando di tree, inedito. Non può passare inosservata Living It Up, una traccia in cui abbiamo il piacere di ascoltare insieme Yan Tag, Asaproki e Post Malone Ritornello di posti devastante. Mi è piaciuto tantissimo. I due avevano già collaborato in Goodbyes, una traccia estratta da Hollywood's Bleeding. Lo stesso, non possiamo dirlo, della coppia Taggaroki, che insieme non avevamo mai ascoltato, quantomeno per vie ufficiali. Anche lui fa il suo, gli hanno assegnato la seconda strofa della canzone e eh, diciamo che fa una parte più musicale che altro. Onestamente sono curioso di sentirlo altre volte con Jan Thug. In Sure My Wrist insieme alle altre due tracce che hanno come fit Ganna perché il signor Sergio Giovanni Kitchens è presente in ben tre canzoni di punk non fanno altro che farmi pensare che Tagga e Ganna dovrebbero droppare un joint album al più presto possibile. Insieme sanno essere devastanti, non importa il beat su cui rappano, il mood che chi ha il pezzo, l'importante è che stanno insieme e questo basta per creare una hit. A sto giro il pezzo è molto sentimentale e la produzione è stata affidata a Taurus che ha steso un tappeto musicale Ottimo per i due, a mio avviso. Parlando di Bubbly, abbiamo un'altra piccola squad inedita, perché nonostante tra i tre abbiano collaborato anche più volte insieme, tutti e tre non li abbiamo mai ascoltati su un unico beat. Insieme a Scoliosis è la traccia più hard del disco, il beat è stato prodotto da Wheezy, Cardo God Wings e Write, e appena arriva la parte di Drake switcha e prende le sonorità più vicine a quelle del rapper canadese, che incredibilmente mi è piaciuto e se proprio dovessi fare una mia top 3 metterei Ian Thug, Drake e Travis Scott, nonostante anche lui rispetto ad altre volte l'ho trovato un pochino più in forma. Per quanto riguarda i flops invece ho individuato Ye yeah Ye yeah yeah, che è un piccolo fillerino a mio avviso in quanto non è malvagia come canzone ma sicuramente rispetto agli altri è qualcosa in meno ma se ogni album di 20 tracce avesse un filler cioè ci metterei la firma adesso. Parlando più in generale dell'album si apre in una maniera molto chill con quell'intro di cui vi parlavo prima dai slow e continua così fino a Rich Nigga Shit una collaborazione tra Thug e Juice WRLD prodotta da Pierre Bourne che se Secondo me è la prima canzone a tutti gli effetti cattiva dell'album, per il resto alterna canzoni introspettive a hit come Scoliosis o Bubbly, e secondo me in questo Tag è stato bravissimo, proprio nel mantenere questo tipo di equilibrio per tutto il lavoro. È impossibile anche ascoltare l'album senza accorgersi di qualche piccolo punto in comune con Beautiful Tugger Girls, un suo album del 2017 caratterizzato dal fatto che fosse musicalmente parlando completamente diverso da tutto ciò che aveva fatto fino ad allora. Per certi aspetti questo album sembra quasi un sequel, e tali sono qui vengono ulteriormente migliorate, e tutto ciò è reso possibile dalla voce di Yantag, che nel 2021 più che mai è a tutti gli effetti uno strumento musicale. Questo è un punto chiave fondamentale di Punk, in quanto riesce a modellarla a suo completo piacimento in base alla melodia che gli occorre creare. I feat come accennavo nell'intro sono tanti e tutto sommato devo dire che mi sono piaciuti tutti perché credo che Thug sia stato bravo nell'averli saputi piazzare nelle tracce giuste. Tra tutti, oltre a quelli di cui abbiamo già parlato, un altro che mi è piaciuto e non poco è J. Cole. Una piccola curiosità invece riguardo Day Before, la traccia con Mac Miller, è che è stata registrata il giorno prima che Mac morisse. E questo spiegherebbe il titolo della canzone, se solo non fosse che Ian Tug in un'intervista ha uh, confessato che quel titolo lo avevano già scelto e che qui non fosse stata rinominata dopo. Comunque vi lascio il link all'intervista in descrizione così chi è curioso può guardarsela. Per quanto riguarda il lato musicale, invece non è nulla di nuovo, comunque di particolarmente innovativo, sono beats su cui Yanthog ha già rappato e probabilmente continuerà a rappare ancora, però a me sono piaciuti lo stesso. Trovo che il lavoro scorra molto bene, nonostante sono davvero tanti i produttori che hanno preso parte nel progetto, e giusto per citarne qualcuno, Pierborne, Metro Booming, Wheezy, Turbo, Taurus, e proprio quest'ultimo secondo me... Se l'è cavata alla grande perché ha prodotto un paio di hit niente male come Insure My Wish, Road Rage o Stupid Slash Asking. È arrivato il momento di dare un voto, signori. Per me, Punk si aggiudica un 7. Un lavoro discreto che ho trovato eseguito bene nel suo intento, nel concept, o in generale in quello proprio che voleva comunicare. Un'ulteriore prova di quanto Yantago ormai sia un artista con la A maiuscola, ma che soprattutto mette in evidenza la sua maturità musicale. Voi invece cosa ne pensate? Che voto dareste a Punk? Vi è piaciuto? Vi ha deluso? Avete una canzone preferita? Fatemi sapere tutto questo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, iscrivetevi al canale se lo siete già. Attivate la campanellina. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. E noi ci vediamo ad un prossimo. SLAT!